Benvenuti! Benvenuti anche da Nani. Nani saluta però. Ciao a tutti! Allora, appena entrati abbiamo questo bellissimo porta oggetti con le nostre fottine, giochi, chiavi, cose in generale. Che bella che sei, Nani. Questa è l'unica che non vive di vita propria, però per il resto sono tutte vere le nostre piantine. Quindi appena si entra abbiamo l'ingresso, quindi con Nani sempre presente, specchio ovviamente sui giochi, ovviamente cibo dappertutto, e abbiamo questa scritta che ci ricorda every day come dovremmo vivere, quindi come dovremmo essere sempre super happy tutti i giorni dell'anno. Quindi muovendoci da destra abbiamo già la nostra prima pianta qui in alto che scende, la cucina su misura per questo angolino dove ci sono ancora altre piante che brulicano in tutta la cucina, con la scritta Kitchen di dove abbiamo preso? Maison du Monde, se non ricordo male. Quindi abbiamo tutta la nostra bella cucinetta e le nostre zucchine dell'orto che non possono mancare, la macchinetta, le cose per la colazione. Poi vabbè, là in alto ci sono ancora alcune cose per il gatto, quelli no, non sono per il gatto, quelli lì. E poi procediamo con le mie bellissime mensole. Qui ci sono le mensole in cui metto sia cereali sia farine, qui ci sono delle spezie, ci sono anche dei legumi secchi che usiamo prevalentemente in inverno per quanto riguarda soprattutto farine, legumi da cuocere tanto tempo, e il resto invece più a portata di mano, ci sono cose che magari utilizziamo un po' più tutti i giorni. Poi c'è il nostro bel tavolino che si allunga, quindi tantissime volte lo ruoto e lo faccio bello lungo fino a qua, dove ci stanno sei comode, diciamo, altrimenti lo teniamo così piccolino in questo angolino. Poi invece, spostandoci verso di qua, abbiamo tutte queste belle piantine con il nostro carlino della frutta che ci piace tanto, perché ci stanno parecchie cose in verticale, secondo me non ci dispiace. Abbiamo robine di stagione, tra cui anche i nostri pomodorini dell'orto, albicocche, qualche mela, ciliegio, insomma cose così. Il nostro bellissimo bonsai che ha deciso di abbandonarci, poverino, ha sofferto tantissimo sia il caldo che la nostra assenza. Le aloe, tra cui una regalata anche questa qui dai miei bambini, e quest'altra aloe con questo vaso che io adoro, ci piace tantissimo. Poi ci sono candeline varie che utilizzo soprattutto d'inverno, sempre piantine, cosine. Ecco, io devo dire che non amo da morire soprammobili, però alcuni mi sono stati regalati. Poi vabbè, le scimmiette di Maison du Monde ci piacciono tantissimo, mentre altri comunque, se mi piacciono, li tengo, perché se mi gustano alla vista comunque decido di tenerli. E quindi procediamo con altre piante, librettini di cucina, il marimo, altre cose, librettini di cucina, le nostre solite scimmiette. E quindi abbiamo un sacco di piante. Questo qui che abbiamo preso al mare, se non ricordo male, l'isola d'Elba, che io adoro, fiorellini, e il bellissimo planisfero che tantissimi di voi dicono sempre nelle storie di Instagram che è bellissimo. Sì, diciamo che lo utilizzo anche come sfondo a volte. Il nostro divanetto rigorosamente coperto, altrimenti la Nani ci fa tutte le sue belle unghiette. Altre piantine, e direi che qui a 360 gradi abbiamo visto tutto. Lì abbiamo il balcone che adesso magari vi mostro prima di fare il giro della casa. Nani? Nani? Non mi calcola, farò offesa. Comunque da tutte le varie angolazioni
questa casetta è proprio bella. Mi piace anche tanto la scelta che avevamo fatto di questa parete con questo grigio così, quindi mi piace molto. All'esterno abbiamo un bel terrazzone dove qui abbiamo deciso di decorarlo con altre 750 miliardi di piante. Devo ammettere che molte stanno soffrendo per il caldo, però tutto sommato in primavera ad esempio è super bello, fiorito, ci sono veramente tanti fiori, quindi questi qua sono diciamo un po' il risultato del caldo mega galattico che ha fatto nel mese di luglio. E abbiamo diverse cose, nel senso che le piantine, queste restano praticamente tutto l'anno. Poi ci sono alcune cose che invece non restano tutto l'anno, tipo il tavolino che si allunga di IKEA, meraviglioso, però questo non ce lo sfruttiamo solo in estate, dopo lo imbarchiamo e va via. Ecco qui un esemplare di tavolo dell'IKEA che avete visto prima tutto quanto chiuso, adesso è tutto quanto aperto, quindi super fashion, super cool per mangiare sul terrazzo. Io direi che più di così non potevamo proprio pretendere. Super visuale, con le tende abbassate, se sta da Dio. Perfetto, non potevamo fare scelta migliore. Vabbè, lettiera, anche queste cose qui, di solito le usiamo solo in estate, quindi in inverno non ci sono. Io ho il mio mega galattico stendino number one e number two, pattumiera, cose varie, insomma. Qui su qui un bel terrazzone, ci si sta comodi, sì sì. Ci si sta comodi. Quindi ritornando, e altra visuale, ritornando passiamo oltre. Ciao Nani, adesso te li do i crocchini. Ah, non vi ho fatto vedere l'ingresso che abbiamo. Venezia Suite Ombieste, Emanuele, Vanessa e Nani. Ok, quindi passando di qui abbiamo altre piante, un omino appeso al lampadario, perfetto. Qui ci sono robine della Nani che vanno e vengono, tipo il cuscinetto refrigerante, poi in inverno di solito non c'è. Abbiamo il mio studietto, questo qui mi piace veramente tanto, mi piace proprio tanto, la mia isola felice. Devo dire che vabbè, ci sono sempre un po' troppe cose, però tutto sommato mi piace molto, con i miei librettini messi in ordine cromatico, le luci che utilizzo per i miei video, fotine, schermo, c'è anche il microfono, ci sono tante cose, tra cui anche la foto con Norma Nelly e Caesar fatta da Norma Stitching. Poi abbiamo di qui abbiamo altre piantine. Piante. Tra l'altro questo angolino io lo adoro perché mi piace tantissimo. Anche questo è il regalo di una famiglia e mi piace veramente tanto. Poi c'è anche qui il mio, qua c'è uno specchio, però che è una scarpiera specchio. Mi piace perché si vedono anche poi tutte le piante riflesse. E qui abbiamo invece altro materiale, prevalentemente Erickson e altri libri, manuali di scuola, tutti divisi in ordine cromatico. Qui abbiamo altre piantine, piante. E qui invece abbiamo un grande armadio, però abbastanza minimal. Allora, questa roba qua, allora, quando noi praticamente abbiamo delle scatole super belle, quindi grandi, spaziose, così ci creiamo dei giochi per la Nani che poi durano magari un mesetto e poi li imbarchiamo. Questo è sinonimo di fa tanto caldo. E quindi dicevo che abbiamo questo armadio che comunque tutto sommato è bello grande, ma contiene un sacco di roba, ma non infastidisce, insomma non ingombra proprio di tanto. Poi quindi questa è l'altra visuale, anche questo sfondo di alcuni miei, soprattutto reel di Instagram. Abbiamo ancora altre piantine molto belle, tipo come questa che è molto bella, quindi le piantine che vi dicevo prima. E passiamo al bagno. Allora, bagno, abbiamo box doccia super grande, altre piante, ma dai, abbiamo altre piantine che scendono, altra pianta,
Questo è il regno un po' rosa, non so, mi è uscito rosa e quindi abbiamo tenuto tutto il rosa che ci poteva essere in casa, l'abbiamo tenuto qui. Ma bagno è semplice, niente di da aggiungere, insomma. Così, con lo specchio. Perfect! Poi, successivamente, non vi ho fatto vedere che qui abbiamo anche appesi Make Me Smile, Follow Your Dream, e poi qui sopra abbiamo Love More, Worry Less. Vabbè, Love is in the air, ok. Abbiamo il nostro bellissimo tiragraffi della Nani e procediamo il tour passando da il bagno a la camera da letto. Nessuna grossa aspettativa, nel senso che abbiamo un'altra pianta di qui e un'altra pianta di qui che cade, anche questa. Quindi piante, qua abbiamo dovuto fare spazio, cioè c'era questo bellissimo quadretto di me, Emanuela Vipiteno, ma l'abbiamo dovuto spostare perché la principessa si deve praticamente sdraiare e quindi l'abbiamo dovuto spostare. Qui abbiamo un'altra scrivania che era inizialmente una scrivania, diciamo, postazione Covid per quando si faceva smart working, Manuel principalmente, il mio è di là, e alla fine comunque è ancora rimasta. E poi abbiamo, vabbè, un semplicissimo letto senza grosse pretese, con questa scritta qui, questa volta in italiano. Abbiamo un altro bonsai che però ha la bellezza di 10, 12, 13 anni, non lo so, cuccetta della mia nanny. Poi abbiamo il mio comodino rigorosamente con un bellissimo Kindle da leggere, una frase motivazionale: se la strada è in salita è solo perché sei destinato ad arrivare in alto, e cosine ancora buddose. E poi abbiamo appunto questo, e abbiamo il mega armadio che era mio, era della mia vecchia stanza, l'abbiamo sfruttato, ci piace molto, ed è questo il motivo per cui vedete alcune stanze che sono sul grigio bianco e alcune stanze che sono sul marrone, perché questa l'ho risfruttata e quindi alla fine l'abbiamo fatta di questo colore, ma alla fine non ci dispiace avere le camere con due tipi di colori. Comunque, detto questo, questo è praticamente tutto il tour, e questo è tutte le stanze si affacciano sul balcone e quindi abbiamo questa visuale con i monti. Bene, e questo qui è praticamente il mio mega appartamentino super green, anche questa visuale mi piace molto, super green, e spero tanto che vi sia piaciuto. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi piace, fatemi sapere nei commenti se abbiamo fin troppe piante, se anche voi siete amanti delle piante. E io intanto vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!